siamo qui al San Raffaele di Cassino con la signora Tiziana Nardi della direzione della clinica dell'ufficio acquisti della struttura sanitaria San Raffaele. È in corso una manifestazione qui sindacale relativi a diversi problemi che assillano il San Raffaele. Poniamo adesso alla signora Nardi la domanda: i motivi per cui c'è questa manifestazione, quali sono i problemi dell'ospedale e come si possono, penso che si possono risolvere? Praticamente succede che noi facciamo parte di un gruppo, una SPA, San Raffaele SPA, che si avvale di diverse strutture su tutta la sanità laziale e hanno avuto il blocco di quanto gli spetta in base all'erogazione del servizio convenzionato con il sistema sanitario nazionale. In particolar modo per Cassino ci sono delle problematiche per quanto riguarda delle cartelle che sono state bloccate, però deve essere pagata soltanto, noi abbiamo chiesto alle autorità il pagamento soltanto della gestione delle spese correnti, cioè stipendi, il costo per i presidi, i farmaci, eccetera, eccetera, cioè per mandare avanti la struttura. Ora, quello che è sconvolgente è che noi, per farci ascoltare come lavoratori, abbiamo dovuto fare tutta una serie di manifestazioni qua a Cassino, bloccando le strade, facendo i cortei, a Frosinone in prefettura, a Roma davanti alla regione, davanti alla prefettura, arrivando a bloccare le strade, la Cristoforo Colombo, perché altrimenti non veniva dato spazio né a noi, né ai sindacati, né alla proprietà. Oggi c'è l'ennesimo incontro con il commissario ad acta Bondi, con la proprietà, proprio per definire la corresponsione di queste spese correnti. Noi siamo ottimisti, dovrebbe risolversi per il meglio, incrociamo le dita. Fatto sta che nonostante lo sforzo dell'imprenditore, noi saremo il giorno di Natale senza stipendio. L'imprenditore ha promesso che provvederà al pagamento, però noi il 24-25 dicembre saremo in giro. Ecco, io vorrei porre altre domande. Oltre al problema dei stipendi, ci sono problemi per quanto riguarda i finanziamenti per male, medicinali, altre strutture sanitarie? Sì, noi chiediamo la corresponsione delle spese correnti, quindi di tutto il necessario al funzionamento dell'azienda. Infatti stiamo lavorando veramente con estrema difficoltà, e lo posso dire come ufficio acquisti, senza far mancare nulla, ci tengo a dire questo, perché con grandi difficoltà, con quelle poche aziende che ci fanno ancora credito e con i proventi che ci giungono dagli ambulatori che abbiamo attivato, riusciamo ad avere questi soldi per mandare avanti la gestione con grande difficoltà. Per fortuna ci sono ancora pochi che a mostri che bocconi comunque ci finanziano. Attualmente quanti pazienti ci sono in questa struttura sanitaria? Sugli oltre 400. Oltre 400 dipendenti, oltre 476. Sono pazienti solo di questa zona, di questa regione, vengono anche fuori regione? Perché noi abbiamo tante specialità, abbiamo lungodegenza, riabilitazione, tra cui la riabilitazione ordinaria, neurologica, Parkinson, abbiamo l'hospice che riguardano i malati terminali di tumore e quant'altro, ed è un reparto di subintensiva, cioè non ci sono posti sul territorio laziale, praticamente pazienti che dopo essere usciti dalla rianimazione non possono essere gestiti a casa, per cui dobbiamo gestirli noi qui, e quelli che comportano una spesa molto elevata. E bisogna dire che la Regione Lazio non è in grado di gestire questi tipi di pazienti, infatti qualora noi chiudessimo i parenti non sarebbero disperati, perché non riuscirebbero a gestirli a casa. In tutto questo noi a oltre un mese che andiamo facendo manifestazioni al freddo sotto l'acqua e speriamo nella risoluzione di oggi pomeriggio, che piano piano ci possa consentire di avere gli stipendi che ci mancano e che si possono sistemare per il prossimo futuro. Da quanto tempo non vengono erogati gli stipendi? Dal mese di ottobre. Settembre è stato l'ultimo stipendio che ci è stato pagato, quindi noi arriviamo a Natale senza niente. Questo riguarda tutti i dipendenti, cioè gli amministrativi, quindi tutti.
anche i medici, cioè, hanno detto la provincia che provvederà a un bonifico oggi se le cose vanno bene, però lei ben sa che tutti sanno che a Natale saremo senza stipendi perché i tempi tecnici non lo consentono. Ok, speriamo un buon Natale, soprattutto speriamo che la nuova giunta, marzo, primavera ci dovrebbe essere le elezioni, si prenda carico, si facciano carico, soprattutto che cambino le cose, cioè che i poveri lavoratori abbiano la possibilità di essere ascoltati, perché noi per essere ascoltati abbiamo dovuto fare delle azioni molto dure che non rientrano nei nostri costumi. Nei nostri costumi, questo è vero. Anche perché comunque dobbiamo dire una cosa, questa è una struttura spedigliere di eccellenza, insomma. Grazie. Questo va segnato. Ok, la ringrazio signore Nardi, buon Natale, sperando che grazie, possa risolvere. Grazie anche dell'attenzione vostra e di tutti quelli del nostro lavoro. Pino Selli qui, Bosco News, periodico di inchieste antimafia qui a Cassino, concludiamo l'intervista spiegando soluzioni a queste problematiche.